prefetti che rappresenta qui il governo, le istituzioni e tutte le altre autorità, il nostro presidente della provincia. Un abbraccio a tutte le cittadine e i cittadini. Questo anniversario sembrava con le polemiche andare un po' in sordina, invece negli ultimi giorni questo 150° anniversario sta assumendo il carattere di una vera festa. È bellissimo vedere su tante finestre, tanti negozi lì dove ci sono, da noi anche fuori di qualche baracca, sventolare una bandiera tricolore. Io vorrei idealmente rivolgere questa prima parte del mio intervento al Presidente della Repubblica per dire una cosa, che se c'è qualcuno che in questo momento si sente orgoglioso di essere italiano e che fa gli auguri più cari a tutte le italiane e gli italiani, questo è il popolo aquilano, le donne e gli uomini aquilani. Perché se questa identità di solidarietà che richiamava il nostro prefetto ha dei momenti in cui si mette alla prova, in momenti difficili questo paese, ebbene noi siamo i testimoni due anni fa che l'Italia è un grande paese fatto di gente splendida, cominciando dalle forze dell'ordine, dall'esercito, da tutti coloro, i vigili del fuoco, la finanza, tutti, che ancora una volta hanno dato l'esempio di come si sa essere e come si vuole essere servitori dello Stato. E 17.500 volontari italiani, donne e uomini arrivati da tutta Italia, che ci sono stati vicini nei momenti più difficili, condividendo con noi la sofferenza delle tendopoli, la pioggia, il freddo, la disperazione, a volte anche, diciamo così, momenti difficili di questa gente. E la grande vicinanza che c'è stata. Quindi io lo dico con l'orgoglio di essere italiano, e nella speranza di arrivare in questa fase della vita, che io auguro molto anche ai più giovani, di poter cominciare a dire: ma ho cercato di essere un buon italiano. Credo che questa sia la cosa più importante. Io qua, il bello della provincia, che ci conosciamo tutti da tanti volti che vedo, credo che complessivamente tutti noi in tanti anni ci siamo comportati da cittadini italiani degni di questo nome, e le abbiamo dato soprattutto prova affrontando con grande dignità, con grandissima dignità, la tragedia che ci ha colpito. Poco fa abbiamo portato un omaggio a Garibaldi, a questo pezzo di marmo che, come tutto il resto qui intorno, è sì segnato, però non è crollato. Certo, questo è uno scenario particolare, credo che anche da qui partono degli auguri particolari all'Italia, perché questo striscione Yemen-Nancy, che non credo che dobbiamo spiegare all'Italia, portato sul tricolore, dimostra che qui, come in tanti altri pezzi d'Italia, esiste un popolo forte, deciso, che non si arresta di fronte alle difficoltà, che ha sì momenti di scoramento, ma vuole andare avanti. Io idealmente, mentre depositavo questo mazzo di fiori, pensavo, idealmente, esistono dei simboli che oggi Garibaldi, in un certo senso, è questo generale che porta avanti, non le sole 1000 camicie rosse, che poi ne erano anche tante di più che si aggiunsero, ma idealmente oggi probabilmente guida tutti coloro che hanno fatto questo paese, hanno fatto l'esercito, che ha fatto le battaglie, che ha fatto la prima guerra mondiale, che ha fatto la seconda guerra mondiale, i partigiani che hanno liberato ridando un'identità a questo paese. Ma lasciatemelo dire, a quelle generazioni, in particolare penso alla generazione del dopoguerra, quella di mio padre e tanti altri, che hanno costruito questo paese, che hanno fatto ricco questo paese. E lasciatemelo dire, penso soprattutto alle migliaia, migliaia, forse milioni di meridionali che hanno fatto ricca l'Italia, facendo ricca soprattutto il nord, al quale noi vogliamo bene, con una fatica terribile, sofferenza, o che hanno fatto questo paese, rimettendo giorno per giorno alle donne che rimanevano nei nostri paesini semisvuotati i soldi che andavano a cercare di guadagnare all'estero, a volte umiliati perché erano degli emigrati trattati spesso anche in modo indegno. Io
penso a questa grande schiera, quindi, di chi ha fatto questo paese, e lasciatemi dire una cosa, spero che questo giorno venga vissuto bene profondamente dai nostri giovani. Questo è un paese, un grande paese, però sarebbe un po' retorico se non dicessimo che ci sono delle cose che non vanno in questo paese. Io l'auguro più caro che faccio ai nostri ragazzi, di trovare i nostri ragazzi, di trovare in questo momento la voglia, quell'aspettativa di credere che questo paese ce la può fare, che dia a loro veramente la possibilità di fare un lavoro che sia quello che loro vogliono fare e si possono costruire una famiglia come noi, la nostra generazione, ha potuto fare. Questo è il più grande augurio. Non posso fare a meno, senza fare polemiche, di spiegare perché oggi io non sarò a Roma con tutti gli altri sindaci delle grandi città. Non è un atto di mancanza di rispetto nei confronti del Presidente del Senato Schifani, né del Presidente Gianfranco Fini, né tantomeno del nostro Presidente della Repubblica. Vedete, io mi sono chiesto se andare lì o non andare. Due giorni fa ero alla Camera dei Deputati, ho avuto modo di parlare, raccogliere la solidarietà di esponenti del governo, esponenti della maggioranza, esponenti dell'opposizione parlamentare. Però dove dovevo stare io? Probabilmente dovevo dare un segnale in questo momento, un segnale che fosse di grande rispetto da italiano innamorato dell'Italia, orgoglioso di essere italiano. Però noi non possiamo non dire che a fronte di tutto quello che l'Italia ha fatto per noi, noi oggi qui abbiamo un momento di difficoltà vero, un momento di difficoltà nel quale per mille motivi non stiamo andando avanti. Noi abbiamo il dovere morale, prima ancora che il diritto, di andare avanti, perché soprattutto noi che abbiamo responsabilità politiche, che credetemi pesano in modo terribile sulle nostre coscienze, questa fascia è pesantissima. Io credo che noi abbiamo un compito di mantenere l'aspettativa che tutti voi avete avuto quando i primi giorni dopo il terremoto siete tornati, avete riscritto i vostri figli alle scuole facendoli fare 2-3 ore in macchina al giorno. E io sto sentendo da Aquilano che comincia un po' a scemare questa voglia di farcela, sento i primi ragazzi, gli amici e i miei figli che cominciano a dire ma forse noi andiamo via. E noi questa cosa non possiamo permettere. Non cerchiamo di identificare responsabilità, sarebbe un errore gravissimo, faremo altri giochi. Capiamo dove si sta sbagliando e modifichiamo i comportamenti. Troviamo il modo di riprendere il nostro cammino e riprendiamolo con l'orgoglio di essere italiani, di aver testimoniato che gli italiani in momenti difficili ci stanno, hanno la forza di reagire, che vogliono andare avanti, gli emannanze. E abbiamo una cosa che ci tiene su, lasciatemela dire per ultimo. Io quando in certi momenti, come tanti di voi, dico ma quest'Italia non va più bene niente e così via, a un certo punto mi ricordo di una cosa che ho appeso al mio ufficio e che ho anche a casa, e che in questo periodo, rileggendo nei pochi momenti liberi con mio figlio piccolo che sta studiando a scuola, noi abbiamo una meravigliosa Costituzione, facciamoci forte. Bravo. Bocca a lui. Prende la parola il presidente della provincia dell'Aquila, dottor